Benvenuti a Paesi Divini, continuiamo il nostro viaggio per il Piemonte e oggi siamo a Bubbio, in provincia di Asti. Come sempre inizieremo con una passeggiata per le vie del paese, per la via centrale del paese, dove scopriremo anche della famosa manifestazione che attira a Bubbio ogni anno davvero molte, molte persone, che è il Polentone. Fabio, ciao, buongiorno. Danilo, benvenuto, ciao. A Bubbio. Grazie, ci siamo trovati davanti al castello, sì, di Bubbio. Il castello di Bubbio, che è uno dei simboli del nostro paese, posto all'inizio della nostra via principale, che è la via maestra, oggi via Roma, che è una via trecentesca, appunto delimitata da un lato dal castello, dall'altro lato dalla parrocchiale. Ecco. Il castello di Bubbio è di origine duecentesca, sì. E di quel maniero purtroppo oggi rimane ben poco, perché solo la torre risale a quel periodo. Però la torre è medievale, si vede, insomma. Nel 1639 è stato distrutto dall'invasione spagnola e rimane appunto di quel periodo solo la torre. Poi successivamente è stato ricostruito nel XIX secolo con uno stile, diciamo, neomedievale, sì. Ed è, diciamo, è quello che vediamo ora. Ecco, Bubbio è un paese particolare perché innanzitutto si trova in provincia di Asti. Provincia di Asti. Non a troppa distanza da Acqui Terme, esatto. Che invece è in provincia di Alessandria, e di conseguenza non a troppa distanza neanche dalla Liguria. Esatto. Siamo un po' ai confini della provincia di Asti, a pochi chilometri abbiamo la provincia di Alessandria e dall'altro lato, anche qui a pochi chilometri, siamo in provincia di Cuneo, quindi siamo proprio la punta. Certo. La punta a sud dell'Astigiano, anche se ci sentiamo a tutti gli effetti astigiani. Come siete, appunto. Sicuramente per la provincia. Sì. Il nome, che è curioso? Beh, il nome di Bubbio ha diverse origini, più che altro si pensa a diverse origini. La prima può essere collegato a Bibius, che era un nome di un conquistatore romano. Ah. Perché a Bubbio abbiamo delle testimonianze, dei ritrovamenti che fanno appunto pensare alla presenza dei romani in tempi antichi. In tempi classici, appunto. Altri pensano che il nome derivi da Bivium, perché Bubbio è posto a bivio tra la Valle Belbo e la Valle Bormida, siamo proprio un punto di, sì, incrocio. E altri, però questa è una cosa un po' più suggestiva, pensano che il nome derivi da Bibium Vinum, che era un vino molto apprezzato sulla tavola degli antichi romani. Ecco. E si pensa che questo vino venisse appunto prodotto in questo territorio, e appunto per questo anche il simbolo, lo stemma del comune, nel quale è riportato un grappolo, un'anfora romana e la scritta Dulcia Promam, appunto per questa. Ecco. Per questa possibile origine. Per Paesi Divini, paese, quindi siamo, sì, siamo venuti a casa. In pratica, zona, se addirittura nello stemma. Il territorio, cioè, di Moscato. Qui il Moscato d'Asti la fa sicuramente da padrona. Certo. Allora adesso iniziamo la nostra passeggiata, sì, per l'antica via maestra. Ed ecco, ci arrivati dunque davanti a due chiese. Sì, esatto. Questa è la parrocchia. È la chiesa, la parrocchiale, che è intitolata all'Assunta. È una chiesa stile barocco, sì, che ha una particolarità. È una, diciamo, una particolarità che la differenza da tutte le chiese della valle. Mm-hmm. Non è una chiesa che non insiste sulla pianta orizzontale, ma ha una pianta esagonale. Ah. E sì, esatto, diciamo ha come fulcro il centro della chiesa, perché rispecchia un po' in architettura quello che era il pensiero di cristianesimo nel 600, ovvero che la chiesa è il tempio, la casa di Dio, prima che dell'assemblea, l'assemblea del popolo, quindi appunto ha come fulcro il centro della chiesa. Ha una caratteristica che è tanto lunga quanto larga quanto alta. Ah, ecco, quindi sì, è perfettamente simmetrica.
diciamo, realizzata su progetto degli architetti Pedrotta del Carretto, e ha una chiesa stile uguale a questa, diciamo, a Cesole, che è un paesino a poca distanza da Bubbio. Ho capito. Invece questa Sì. chiesa è una chiesa sconsacrata che è stata donata al comune nel 1999, è stata recuperata anche grazie al contributo delle fondazioni, e adesso è un bellissimo salone comunale che viene utilizzato per convegni, mostre e Certo, a quant'altro. uso della cittadinanza. Concludiamo la nostra passeggiata Sì, nella piazza dove succedono delle cose importanti. Lasciamo alle nostre spalle allora la chiesa parrocchiale con l'altra chiesa di fronte per arrivare nella piazza del Pallone. Piazza del Pallone si chiama così perché su questa piazza, una piazza storica, nella quale si gioca uno sport tradizionale, no? Del basso Piemonte, della Liguria, che è il pallone elastico, conosciuto anche come pallapugno. Qui su questa piazza hanno giocato i più forti giocatori di questo sport. Attualmente abbiamo una squadra che milita nel campionato di Serie B e siamo l'unica squadra che gioca questo sport, lo gioca Sport. su una piazza e non nello sferisterio, che poi è il campo moderno, Sì, perché questo è uno sport che appunto è nato sulle da piazze, è tradizione nato era nelle nelle vie, piazze in mezzo al esatto. paese, E ovviamente. E poi qui succede una cosa importante una sì, volta all'anno, per cui è conosciuto in tutto il la festa Piemonte. principale del nostro paese. È il polentone, la sagra del polentone, che è sempre la prima domenica dopo Pasqua, Ecco. che viene così, c'è un bellissimo aperitivo, chiamiamo così, il sabato sera, quando il paese viene illuminato a fiaccole, e poi prosegue la domenica con lo scodellamento qui sulla Sì. E piazza di questo polentone, che viene poi distribuito a tutti i visitatori, a infatti tutti i anche la mia turisti. ricetta qui a Bubbio sarà sulla polenta, questo dovevo anticiparlo perché ovviamente qui cosa devo fare di altro? Più che quello, Beh, a Bubbio ovviamente. abbiamo piatti tipici come appunto la polenta, e poi abbiamo anche, legato a una produzione come quella delle nocciole, Delle no? nocciole, Che la molto tonda nota gentile anche delle qui. Langhe la fa un po' da padrona, Certo. oltre al moscato, vengono anche prodotti dei dolci molto, molto saporiti con questa tonda gentile delle Langhe, come gli amaretti, che sono un prodotto molto conosciuto di Bubbio, Insomma, un sacco di cose da vedere e da sì, mangiare. assolutamente sì. Con Paesi di Vini c'è sempre un'attenzione particolare al mondo della coltivazione, dell'agricoltura. Oggi cercheremo di comprendere meglio che cos'è l'agricoltura biologica e che cos'è l'uva biologica dal quale si ricava un ottimo vino. Buongiorno. Oggi parliamo anche di biologico. Mi hanno detto che qui a Bubbio c'è un'attenzione particolare per il mondo del biologico, giusto? È una moda o è qualcosa di più sostanzioso, innanzitutto? Assolutamente non è una moda. Noi a Bubbio nel 1999 abbiamo avuto la fortuna di avere il comune che ha dichiarato il nostro comune Sì. Che antitransgenico. È stato il primo comune in cosa vuol Italia dire? e è stato un comune che ha fatto una deliberazione comunale contro l'agricoltura OGM, e nella deliberazione è stato specificato perché il comune di Bubbio non crede in un'agricoltura del futuro industrializzata, ma crede invece in un'agricoltura che poggia le proprie fondamenta su tre pilastri fondamentali: la qualità,
il legame col territorio e l'ecocompatibilità. Quindi cosa meglio del biologico rappresenta un buon modello di agricoltura ecocompatibile. E quindi questo è partito così e poi in concreto però significa che, come vediamo, tutti i sabati... Esatto, noi abbiamo la fortuna tutti i sabati e pomeriggio di tutto l'anno, 12 mesi all'anno abbiamo il mercato agricolo, quindi sì, prodotti a chilometro zero, i prodotti arrivano tutti dalle nostre vallate, con l'eccezione della Fontina che arriva dalla Valle d'Aosta, comunque prodotti a chilometro zero e tutti prodotti in maniera biologico e ecocompatibile, quindi la possibilità per i bubbiesi e non solo, anche per i turisti, certo, e per chi è vicino a noi, di poter comprare prodotti sani, genuini e gustosi. Ma che cosa significa poi prodotto biologico? Poi in realtà parleremo ovviamente di vini biologici e andando un po' più in là, ecco, ma adesso certo, che siamo nel centro del paese, che cosa significa? Ma diciamo che fondamentalmente quando si studia nelle scuole di agraria si spiega sempre bene che l'agricoltura è un qualcosa che ha a che fare con un mondo vivente, quindi l'errore è proprio da chi non fa biologico, cioè da chi magari dimentica le cose che ha studiato a scuola e lavora, io dico, in maniera un po' troppo allegra, magari utilizzando i sistemi che consigliano i venditori. L'agricoltura biologica invece vuol dire fare un'agricoltura seria, scientifica, mettendo in pratica tutto ciò che la scienza agraria ci spiega. E quindi non è veramente un ritorno al passato, è un guardare all'agricoltura in modo scientifico ed è sicuramente l'agricoltura del futuro. E questo però si può fare anche senza utilizzare prodotti chimici di sintesi. Questa è la vera sfida dell'agricoltura biologica. Quindi è un'agricoltura scientifica che però vuol fare a meno dei prodotti chimici di sintesi. Ecco, e quindi vediamo qui ad esempio che c'è ogni ben di Dio dal punto di vista, ovviamente, certo, prodotti relativi alla stagione, perché come si è detto sono a chilometro zero. Assolutamente, prodotti della stagione. Tutti i prodotti della stagione, e quindi le mele, i cardi, e le carote, le noci, insomma, e via dicendo, per arrivare, quindi qui ci sono i prodotti primi, diciamo, per arrivare fino a prodotti che diventano poi ad esempio dei dolci piuttosto che formaggi, piuttosto dolci, che molte altre cose. Le farine macinate, le farine a pietra, per la polenta che qui direi che giochiamo in casa appunto, e quindi tante altre cose, però sempre con questa attenzione particolare alla natura, ecco, perché poi l'idea stessa è quella. E che è veramente l'alleanza futura tra chi produce e chi consuma. Allora adesso però andiamo a vedere dove si produce un vino biologico. Andiamo a vedere anche dove si fa il vino. Allora, siamo entrati nella sua cantina, insomma, in realtà la sua cantina è piuttosto ampia, questa è una delle parti, anzi questa è la parte più antica. Questa è la parte più antica, sì, qui i miei bisnonni nel 1880 hanno iniziato l'attività da viticoltore, sì, abbiamo anche le foto dei due bisnonni. Il Pinin la Milanna e la moglie. In realtà è una storia molto simile a molte aziende del Piemonte, perché nel 1860 Cavour, oltre ad aver unificato l'Italia, in realtà ha fatto una grande riforma anche dell'agricoltura. Perché era un estimatore delle cose buone. Era un estimatore di grandi vini, era un grande intenditore, era anche un grande personaggio politico liberale, sicuramente. E pur essendo un nobile, in realtà ha fatto una riforma agricola che ha fatto sì che le grandi proprietà dell'aristocrazia, sì, e della chiesa fossero suddivise, ed è nata, grazie a Cavour, la piccola proprietà contadina. Sì. Quindi i miei bisnonni hanno iniziato la loro attività come mezzadri, come spesso succedeva per i contadini di metà Ottocento, e poi al 1880 hanno riscattato la cascina, sono diventati proprietari e hanno iniziato questa attività che oggi con un termine francese identifichiamo come vigneron, quindi proprietari di vigneti e trasformazione del vino. Parlavamo prima dell'aspetto biologico, voi poi vi siete in modo particolare specializzati ovviamente in tempi moderni, ed è bello parlarne qui dove invece è tutto iniziato, quindi no, c'è certo, anche di antico, però come si diceva, il biologico guarda l'antico ma guarda anche molto al futuro. Che cosa significa però produrre vino biologico? Allora partiamo dall'inizio, proprio l'uva viene coltivata in un modo particolare, differente rispetto a quello certo, più tradizionale? Allora, noi abbiamo iniziato il discorso dell'agricoltura biologica nel 1987, e a quei tempi non esisteva ancora un regolamento
regolamento comunitario. Oggi c'è un regolamento comunitario, sì, è nato nel 1991, che stabilisce tutte le pratiche che si possono fare in agricoltura biologica. Quindi si parte ovviamente dall'uva. Ad oggi, per dire il vero, solo l'uva è certificato come biologico, perché tutto ciò che è trasformazione, ecco, è certificato solamente dagli enti di certificazioni nazionali. Non c'è ancora un regolamento europeo, che speriamo esca però a breve. È certo, perché è utile per tutti, ovviamente. Sicuramente. Sia per il consumatore e sia per il produttore. Sicuramente. Ovviamente. L'uva, quindi, per essere certificata biologica, non deve subire alcun trattamento chimico, quindi né di diserbo chimico, né di concimazione chimica, né di trattamento chimico. E quindi come si fa? E quindi bisogna iniziare a partire da un vigneto che sia equilibrato. Quindi non si parla più di concimazione, ma di fertilizzazione per mantenere quella che è la fertilità del terreno. Diciamo, la vite va pensata un po' come fosse una persona. Una persona è sana quando non pesa 40 kg perché è denutrito, ma neppure quando pesa 150 kg perché è obeso. Certo. Ecco, stessa cosa è la vite. La vite deve essere in pieno equilibrio, solo in questo modo può dare grande qualità ed essere più resistente alle malattie. Poi ovviamente, purtroppo, in un'era di globalizzazione le malattie esistono e colpiscono anche i vigneti biologici. Quindi esistono dei trattamenti autorizzati dal regolamento CE, che quindi sono per la peronospora i trattamenti con sali di rame, per l'oidio il trattamento con lo zolfo in acqua o in polvere, ma soprattutto bisogna utilizzare la testa, l'intelligenza del viticoltore, che deve cercare di rendere così equilibrato il vigneto da essere più resistente agli attacchi delle malattie. Quindi si cerca di renderlo sano a priori, ovviamente. Sicuramente. E poi un minimo di interventi, proprio perché poi purtroppo oggi queste malattie esistono e attaccano. Però comunque un minimo di interventi che guardano comunque la tradizione, perché pensiamo ai prodotti che lei ha citato. Esatto. Rame e zolfo sono i primi due prodotti che sono stati usati a partire dal 1900, quando hanno fatto la comparsa queste crittoghe portate appunto inizio secolo dall'America. E poi che cosa succede? Poi succede che l'uva viene ovviamente raccolta e pigiata, prima poi andremo a parlare nell'altra parte del vino vero e proprio. La pigiatura, certo, è normale come tutte le altre vini. Diciamo, bisogna fare una buona vinificazione, e quindi bisogna fare una vinificazione intelligente, una vinificazione soffice, utilizzare quindi possibilmente anche macchine molto moderne che quindi danno comunque la possibilità di ottenere un prodotto migliore, quindi un intervento meccanico, sì, portato al minimo, una qualità quindi delle lavorazioni ottimale, e quindi si accompagna la trasformazione da uva in mosto e da mosto in vino. Allora, accompagniamola anche noi, abbiamo parlato di uva, andiamo di là a parlare di vino. Eccoci qui nell'ambiente invece un po' più moderno, ma in realtà ribattezzato secondo la tradizione, per cui vediamo, ci sono degli amici che stanno facendo una merenda sinoira, direi quasi, no? Più o meno l'ora è quella, con del vino che avete già messo lì. Queste sono tutte le varie vostre produzioni, quindi, esatto, passiamo da questa zona di che cosa? Qui c'è davvero gran diciamo parte... che il Piemonte è un pochettino veramente la culla dell'enologia moderna. Senza dubbio. Sono nati qui i primi spumanti d'Italia, è nato a Canelli. Certo. Qui nel 1606 è stato messo per iscritto come si producono i vini dolci, di cui il Moscato d'Asti è comunque il principe a livello mondiale. E qui, sempre a metà dell'Ottocento, grazie agli enologi francesi venuti a seguito di Cavour, è stata veramente rivoluzionato il modo di fare i vini rossi. Ecco. Quindi veramente siamo un po' nella culla della vinificazione moderna. E quindi qui c'è ovviamente il dolcetto, il monferrato rosso, il Barbera, e poi appunto abbiamo detto moscato, gli spumanti. E gli spumanti. A questo punto cosa assaggiamo, insomma, tutti insieme? Una cosa divertente, prima là vedo dell'acqua che però non si beve, perché ovviamente, insomma, in questo posto sarebbe un peccato. Con l'acqua sciacquiamo i bicchieri. Però è molto interessante, perché quella è acqua che arriva da dove? Questa è acqua di fonte, diciamo in realtà è un progetto che comunque ha a che fare anche in questo caso con l'ambiente, perché, ecco, per produrre un litro di vino si consuma ben 1,5 litri di acqua, ecco, mediamente, quindi il consumo di acqua è comunque molto elevato. Noi abbiamo fatto questo progetto per utilizzare l'acqua di fonte, quindi utilizziamo per i lavaggi all'interno della cantina, quindi tramite un impianto di fitodepurazione depuriamo l'acqua e la reimmettiamo nell'ambiente. Infine, prima di fare brindisi anche con gli altri amici, parliamo del vino. Dicevamo, il vino, una volta che è stato pigiato, funziona, il vino biologico funziona come gli altri modi, come per gli altri? Diciamo, nella vinificazione biologica vengono portati al minimo gli interventi dell'uomo. Sì. Noi diciamo sempre che bisogna accompagnare
quello che la natura fa normalmente, cioè la fermentazione, grazie ai lieviti presenti naturalmente nel mosto, degli zuccheri in alcol. Diciamo che però c'è una tecnica ben precisa, perché il destino finale del succo d'uva non è diventare vino, ma bensì aceto. E quindi ecco che quindi c'è il lavoro dell'uomo, c'è la mano dell'uomo. Il mio professore in enologia mi diceva: imparate almeno a fermarvi allo step prima, sì, e poi se ci riusciamo cerchiamo di fare anche dei grandi vini. Dei grandi vini. Ovviamente abbiamo visto anche il barrique, lo usate in modo attento però a seconda del tipo di vino. Sicuramente, la barrique è uno dei grandi strumenti che abbiamo a disposizione nelle cantine. Ci sono alcune tipologie di vino dove comunque la barrique può essere molto interessante per avere determinate caratteristiche dei vini. Ci sono altri vini che invece ne fanno volentieri a meno. Insomma, è uno strumento a disposizione di noi viticoltori. Allora brindiamo con... Brindiamo, partiamo con Barbera. Eccoci arrivati al momento della ricetta. Che cosa potevamo cucinare insieme a Bubbio se non il polentone, così come si fa appunto nel modo più tradizionale per la consueta manifestazione? E allora cuciniamolo insieme, però questa volta all'interno di un castello. Cucinare oggi sono in un castello, perché certo, prima o poi devo far carriera, e sono con un vero e proprio chef con tanto di cappello, che è Teo. Ciao Teo, e ciao, grazie di averci ospitato qui in questa bellissima struttura per parlare di uno dei piatti più tradizionali di Bubbio, no? Che è la polenta, certo, giusto? Perché ogni anno, se non sbaglio, la prima domenica dopo Pasqua, giusto? Sì, c'è sì, nella piazza del paese una grande polentata, però questo non è, uno lo può mangiare soltanto una volta all'anno, mentre invece è meglio poterlo fare tutto l'anno, no? Sì, perlomeno diciamo nel periodo un po' più freddo. Allora, che cosa serve per fare un vero polentone come si fa a Bubbio? Che cosa serve? Gli ingredienti sono la polenta a 8 file di mais. Eccola, questa è una polenta un po' particolare, non sì, è proprio grezza praticamente. Cioè è fatta a un molino di pietra proprio... come una volta praticamente. Ecco, macinata a pietra, quindi questo la rende un po' più spessa, ma naturalmente anche molto molto più gustosa. Molto molto gustosa, sì. Molto gustosa. Poi, vabbè, abbiamo qui un po' di cipolle, naturalmente un po' di sale, ma arriviamo ai piatti forti. La salsiccia. Sì, proprio salsiccia, questa qui è la salsiccia proprio tipica del polentone, proprio... Bella corposa. Bella corposa, sì. Ok, poi di qui abbiamo dei funghi freschi. Funghi freschi della nostra zona. Ok, che sono, li avete semplicemente tagliati. Sì, tagliati e lavati. Tagliati a fettine sottili e lavati. E poi, questa l'abbiamo già fatta perché sennò qui ci metteremmo un po' di più, abbiamo la frittata di cipolle. Sì. Ecco, spiegaci un attimo perché questa non la vedremo come si fa. Il procedimento è semplicissimo. Mm. Si fa andare a rosolare la cipolla con un po' d'olio, sì, semplicissimamente, e poi si mette le uova, un po' di prezzemolo, i gusti, parmigiano, sale e noce moscata, e si fa cuocere semplicemente in padella. Quindi insomma, quante uova ci sono qua? Qui ci sono 6 uova e 2 cipolle. Beh, però 6 uova... insomma, ci vuole, bisogna mangiare bene. Quindi questa la metteremo, perché ecco, dicevamo, la polenta, il polentone di Bubbio è fatto in un modo un po' particolare, perché c'è la salsiccia con i funghi, con la frittata, sì, e la polenta. Quindi sì, la frittata la diamo già per fatta, mentre invece noi ci dobbiamo occupare del resto. Sì. Come si cucina la polenta? La polenta è molto semplice, in realtà questa qua che è fatta in modo artigianale. Solo un po' di cottura. Una lavorazione, ecco, un po' di cottura più lunga, perché questa semplicemente cosa si fa? Se ne prende un po' e si mette nell'acqua bollente con sale e olio. E si mescola, giusto? Si mescola ogni tanto. Quanto ci metterà a cuocere? È un'ora e mezza, quasi due. Un'ora e mezza, quasi due, perché come dicevamo non è stata pretrattata, non è certo precotta, e quindi deve cuocere per bene.
Invece di quello di cui ci occupiamo è, in modo particolare, la salsiccia e funghi. Sì, il condimento, praticamente. Il condimento. Allora, iniziamo. Io sai che devo lavorare un po', perché sennò... Che cosa devo fare? Taglio la salsiccia, prego, giusto? Prego. Allora, i pezzi quanto devono essere? Devono essere pezzettini piccolissimi. Allora, io inizio, Ovviamente qui non abbiamo dato delle... per gli ingredienti non abbiamo dato le quantità, perché ovviamente... Ah, poi va a gusto, insomma, certo. Uno se ne mangia un po', certo, quanto vuole, insomma, anche perché uno magari già che la fa ne mangia anche un po' di più. Certo. Allora, così, giusto? Certo, certo, benissimo. E ne facciamo un bel po' per fare in modo che la nostra polenta sia bella ricca, ricca, giusto? Sì. Allora iniziamo a metterci al lavoro. La polenta, che abbiamo detto, va cotta per almeno un'ora e mezza, due. Un'ora e mezza, due, e vediamo che questa è la consistenza giusta, sì, no? Né troppo acquosa, diciamo, ma neanche troppo densa. Ecco, questa è la consistenza giusta. Vediamo, come dicevi prima, quanto è rustica, no? Nel senso buono, perché infatti ci sono i pezzettini di colore diverso, certo, proprio perché è grano vero, giusto? Sì. Non è altro. Allora, mentre questa intanto continua ancora un po' a bollire, sì, passiamo a quello che tu dicevi, il condimento, in realtà è una bella pietanza di composta, sì, insomma. Quindi salsiccia e funghi. Certo. Come facciamo? Accendiamo innanzitutto il fuoco. Ovviamente. Moderato. Sì. Un filo d'olio. Ok. Si mette la cipolla. Allora, dimmi tu quanta. Io... Sì, solo... Beh, adesso non ho messo molta. Ho paura di esagerare, dimmi. No, ancora... Ancora un pochettino. Ok. Ecco. Così? Basta. Sì, sì, sì. Così? Perfetto. E facciamo... Rosolare un po' la cipolla. La facciamo rosolare. Rosolare notoriamente vuole dire semplicemente renderla più bionda, bionda, giusto? Dorata. Sì. Mettiamo... La salsiccia. La salsiccia. Allora, abbiamo detto che non diamo troppo le dosi, perché intanto qui va bene... Va a gusti. Io qua, però adesso dimmi tu quanto ne metti. In base alla cipolla che abbiamo messo, ancora 2-3 pezzettini. Ancora 4, via. Va bene, perfetto. Ok, e mettiamo subito i funghi anche. Subito i funghi. Ricordiamo funghi freschi della zona, no? Tagliati, sì, lavati e tagliati. Quante ne metto anche qua? Non tantissimi, perché ancora quel cucchiaio lì, perfetto. Facciamo cuocere bene. Rosolare ancora un po'. E certo, tutti insieme. La salsiccia. Poi abbiamo anche il nostro vino. Prima si mettono il sale e il pepe. Prima sale e pepe. Ecco. Il vino sempre dopo. E qui bisogna usare le mani, perché se ne... Giusto, meglio. Dimmi tutto. Benissimo, pizzico. Mettiamo un pizzico di sale. E una granata di pepe. Oh, questo è bellissimo. Faccio così, giusto? Sì, perfetto. Anche più vicino. Basta? Perfetto. Ok. E qui mescoliamo per bene. Sì. Tempo che si rosola un po' la salsiccia. Certo. E i funghi. Basta poco. Avendola tagliata così piccola ci mette poco a cuocere. Sì. Salsiccia è quasi pronta, ci metto il vino, abbiamo detto mezzo. Ma sì, anche un po' di meno. Anche un po' di meno, vino bianco della zona, in questo caso Chardonnay. Abbiamo uno Chardonnay della zona, qui insomma si beve molto bene e quindi così. Perfetto, adesso si sfuma. Per insaporire ulteriormente col vino, ovviamente. E si lascia cuocere 5-6 minuti. 5-6 minuti. Sì, ecco. A questo punto abbiamo pronto tutto e dobbiamo soltanto impiattare. Vediamo, sì, che qui ci sono i piatti tradizionali per il polentone. Sì. Vediamo qui edizione 23 aprile 2006, qui 15 aprile 2007. Ogni anno se ne fa uno diverso. Certo, giusto? Certo, ogni anno, sì. Il tema è sempre ovviamente quello della buona cucina, con questa scritta un po' medievaleggiante, perché il polentone un po', no? C'è anche una manifestazione, sì, che parte dal castello, storica, una, sì, rievocazione storica, e quindi ovviamente si pensa al Medioevo. Ma noi adesso pensiamo a mangiare, quindi che cosa facciamo per impiattarlo in questi bellissimi piatti? Si prende la polenta. Si prende la polenta. Semplicissimamente. Dai, faccene vedere uno e io poi faccio l'altro. Sì, certo. Quindi, un mestolo di polenta. Sì, semplicissimo. Ok, poi? Si prende la frittata. Sì. Si mette così, con le mani. Okay. E poi la salsiccia. Eccola qua.
con un po' di brodo, ecco. Certo, ci vuole, con un po' di funghi. Ah, si mette sopra? Sì, sopra. Adesso lo faccio io, che così vedo se mi assumete almeno per il polentone. Prego. Di Bubbio. Allora, questo, così va bene? Sì. Ne ho messa poca? Benissimo. Ok. Poi abbiamo detto la frittata. Sì. Tanto qui ci sono tutti i mestoli, come in tutte le vere cucine professionali. Ecco qua. E la salsiccia. E la salsiccia. Con un po' di sughetto, mi hai detto. Sì, ecco. E anche un po' di funghi. Certo. Perfetto. Io sono stato più abbondante con la salsiccia. Il mio cliente sarà più contento. E a questo punto andiamo di là, così vediamo anche la sala del castello, che è veramente bella. Uno per uno, allora andiamo. Ed eccoci arrivati quindi a questo punto a far vedere tutti i nostri piatti. Eccoli qui. E poi siamo a tavola con i titolari e amici, insomma, che ci hanno accompagnato in questo giro, per questo viaggio per Bubbio. Innanzitutto, complimenti per il posto, che è davvero molto Grazie. Bello. E poi parliamo di vini. Quale vino possiamo suggerire per chi allora, ha cucinato qui, così con intensamente? Questo, okay, sì, con questo piatto sicuramente un vino rosso. Noi abbiamo ad esempio portato questa Barbera d'Asti, sì, che si chiama Palma, è una Barbera passata in acciaio, un nome barricata, leggera, ed è la produttrice è proprio qui di Bubbio. E quindi noi giochiamo in casa. Esatto. Una delle colture tradizionali del Piemonte è senza dubbio quella delle nocciole. Allora siamo andati a vedere come si fa a coltivarle, appunto partendo dal seme per arrivare fino al frutto. Ernesto, buongiorno, grazie che siete venuti. Per noi è un piacere, è un piacere soprattutto perché veniamo così a conoscere una delle produzioni più tradizionali piemontesi, di cui non ci siamo ancora occupati, che è la produzione di nocciole, e di conseguenza prima però ci vogliono le piante di nocciole, altrimenti come si fa? Ci vuole il viveista, sì. E quindi lei fa il viveista, cioè chi fa crescere le nocciole e gli alberi, giusto, le piante, le piante di nocciole, e poi vengono vendute ovviamente ad altri agricoltori. Quindi lei, il suo lavoro inizia da qui, giusto, dalla terra ovviamente. Come funziona il lavoro? Innanzitutto vogliamo dire quali sono le nocciole di cui lei si occupa? È la Tonda Gentile Trilobata. Che è una produzione davvero tradizionale piemontese. Ecco, queste sono le piante più piccole, è giusto? Sì, di un anno. Queste sono polloni stati piantati a aprile e adesso con 8 mesi di vivaio. Quindi vengono piantate, ma c'è cioè una semina? No, come funziona? No, è un pollone radicato. E quindi significa che è un... È un pezzo di ramo con una porzione di piccole radici. Ecco. No? Che viene messo poi in campo, viene curato e poi si fa crescere. Ovviamente. Quindi questo è dopo un anno da quando l'ha messo, più o meno questa è l'altezza. Naturalmente adesso siamo nella stagione fredda, quindi non può essere massimamente adesso rigogliosa. Dovranno cadere le foglie perché si devono fermare la vegetazione. Ecco. E quest'anno sono in ritardo per il tempo che c'è, col caldo che c'è, no? Certo. Cioè, l'inverno sta ancora indietro confronto agli altri anni. Sì. Quali sono le accortezze da seguire per mantenerle in salute, soprattutto le piantine così piccole? La cosa più importante è tenerle pulite dall'erba.
E infatti l'erba. Vediamo che qui di erba non ce n'è. Sì, sì, la cosa più importante è quella. E si fanno frasature, sarchiature a mano, non si adoperano diserbanti perché sarebbe una cosa troppo delicata per il vivaio. Ecco. E poi facciamo crescere queste piante e poi vengono vendute ai contadini, ai agricoltori. Però dicevo, qui quindi togliete, quindi il vostro lavoro in questa parte della produzione è togliere l'erba per evitare, sì, e poi naturalmente dare da bere, no? E vedo qui che ci sono l'impianto dell'acqua a goccia. Ed è una pianta che beve molto, diciamo. No, cioè bisogna darla per mantenere. Adesso quest'estate c'è stato un periodo di siccità, si dà 2-3 volte l'acqua nell'estate. Ho capito. Invece andiamo a vedere, quindi immaginiamoci queste che crescono piano piano, adesso andiamo a vedere dove hanno 3 anni. Ecco, queste sono le piante con 3 anni. 3 anni di vivaio. Quindi abbiamo ben più cresciute. Sì. Questa è una formazione a cespuglio? Queste qua, no, facciamo sia cespuglio che alberello. Da queste, con la potatura che facciamo a casa. Sì, che poi vedremo. E si seleziona la pianta. Ecco. No? Perché quando facciamo la selezione facciamo prima, seconda e terza scelta. E questo tanto lo vedremo poi, dopo, sì, no? Per poi sul mercato che... per far, cioè, i prezzi, differenziare ovviamente differenziare il mercato. Prezzi, tutto. Quindi queste sono le piantine a 3 anni e queste sono le gemme. Quindi da ciascuna di queste? Allora, non tutte le gemme fanno il fiore per portare la nocciola. Ok. Non tutte. Hanno bisogno degli impollinatori, perché vede quei là sono fiori maschili. Certo. Quei gattini là sono fiori maschili che a febbraio fanno un polline, no? Che vanno a impollinare il fiore della gemma. Qui. Sì. Quindi non tutte producono, diciamo. No, non tutte producono. Ma comunque questa pianta ha 3 anni e è già in grado di fare nocciole? Questa, se la lasciamo, sì, è in grado di fare nocciole, però trapiantandola e con le prove che abbiamo fatto, abbiamo capito che più basso la tagliamo, facciamo ripartire, no? Lei c'ha un bel apparato radicale, riparte, no? E al quarto anno va in produzione con 1,5 kg, 2 kg. Che quindi è molto di più rispetto a quello che potrebbe fare mantenendola e facendola crescere così. Sì. Però in teoria questa è già una pianta in grado di produrre delle nocciole. Sì. Adesso a questo punto andiamo a vedere come poi si svolge il vostro lavoro all'interno della serra. Allora adesso entriamo nella serra dove poi c'è un'altra parte del vostro lavoro. Le faccio vedere come si fanno, si preparano le piante. Allora, noi abbiamo visto le piante, queste sono piante dopo quanto tempo? Queste hanno 3 anni, è tre un piantino di 3 anni che noi potiamo. Quindi sono ormai molto grandi, devo dire. Sì, questa è una pianta bellissima. Oltre prima scelta possiamo anche chiamarla extra. Quindi prima scelta extra, e lo capite da che cosa? Dal fatto che sia alta? Che è bella, poi cosa conta? L'apparato radicale. Sì, capisce? Certo, anche perché. Io taglio così, ecco. Vede? Così, tolgo questo. Questo è un pollone che poi vado a piantare nel vivaio. Sì. Ah, quindi quello lo va a ripiantare? Sì, questo faccio un altro piantino okay. con questo, sì. Questo qua invece, se voglio lasciare a cespuglio, lo piantiamo 30 centimetri, no? E poi lo tagliamo raso terra. Sì. Qui dove ci sono queste cose qua, vede? Sì. Lì, dove ci sono quelle cose lì, qui sotto ci sono le gemme dormiente, no? Noi tagliando, la pianta parte di qua. Ah, ho capito. Parte di qua. Come si diceva prima. In alto ci sono le gemme naturali. Sì, quelle naturali, che avevamo visto prima, le certo. Le gemme naturali. Se noi non la tagliamo, le foglie rifà qua, no? Sì, certo. Sì. Se invece noi la tagliamo, la pianta parte poi di qua. Ho capito. Parte di qua. Eventualmente il nocciolo è una pianta pollonifera,
no? Sì. Oltre a queste piante qua partono anche di sotto dei rami, no? Che però quelli non vanno. Che fai polloni. Quelli lì, cioè praticamente piantiamo il piantino, no? Al secondo anno lo potiamo, al secondo anno impalchiamo la pianta. Vogliamo fare l'alberello, lasciamo uno solo e togliamo tutti i polloni. Sì. Se invece facciamo il cespuglio, bisogna lasciare 3-4 rami. Ovviamente. Se noi non siamo soddisfatti di questi rami qua, possiamo allevare di sotto un pollone o due. Capito. Cioè, rinnovare la pianta. Sì, a seconda della produzione. Se, secondo come piace a... All'agricoltore. Ovviamente. Sì, quindi lei adesso però su questa che era un'ottima pianta che cosa fa ancora? Io adesso, dato che devo preparare una partita di nocciole alberello e non c'è taglio spuglio. Ancora questa, sì. Così, eccoci. Questa è la pianta alberello. Quindi questo è quello che lei vende? Sì, sì, questo è quello che vende. L'agricoltore arriva, prende l'agricoltore questa in mano. Se fa l'alberello, sì. La taglia 50, 60, 70 centimetri, sì. come vuole lui. Se invece vuol fare il cespuglio, la taglia a 10 centimetri da terra, che poi vede, verrà piantata fino a qua sta pianta, sì. No? Poi qua ci sono tutte le gemme dormienti che partono. È chiaro. No? Poi... Che si forma il cespuglio. E quanto tempo ci metterà per produrre poi nocciole? Allora, ben curata, noi abbiamo delle prove fatte, no? Al quarto anno con 1,5 kg, 2 kg di nocciole per pianta. Quindi al quarto anno dopo che l'ha comprata da lei? Sì. Quindi sì. In pratica questa ha già 3 anni, giusto? Sì, ci vogliono 7 anni prima sì, che sì, in totale, sì, prima in totale, che inizi davvero sì, a produrre le nocciole. Però poi per quanto ne produrrà? Allora, la pianta ben tenuta per 20-25 anni non ci sono problemi. Adesso noi consigliamo analisi del terreno, concimazione giuste, ovviamente, no? Per dare alla pianta tutto quello che ci vuole, no? Però arrivato al 20 anni, 25, non c'è più sostanze nella terra per sta pianta, la pianta rallenta la vegetazione. C'è un insetto che si chiama agrilo che entra nella pianta, no? Okay. Entra nella pianta e fa seccare le punte. Il ceppo è sempre sano, no? Però le punte seccano, no? Allora, adesso noi, praticamente, con l'Università di Piacenza, il dottor Pansecchi e la Coldiretti di Asti, cerchiamo di fare le potature, cioè rinnovare queste piante. Abbiamo sempre una pianta con tanta linfa dentro, sì. No? Che sto insetto non posso entrare. Eccoci. Quindi comunque almeno per 25 anni abbiamo detto che non c'è acqua. No, l'acqua non ci vuole, l'acqua non ci vuole. I trattamenti no. Sono sì. L'unica che è vecchissima, la pianta nocciola è vecchissima, però secondo me non è ancora conosciuta. Non è ancora abbastanza conosciuta. No. E allora concludiamo andando a vedere ovviamente le nocciole e poi una curiosità tutta sua. Sì. Ecco, da questa parte quindi ci sono le nocciole questa, che lei ha messo in questa posizione piuttosto suggestiva. Tonda, sì. Ed è questa quindi, cioè questa è la tonda gentile trilobata. Producono trilobata, queste. Vede che questa è fatta a tre lobi. Vede. Ah, ecco, trilobata, certo, è chiarissimo, ne prendo che uno. Già, è trilobata. È già, è chiaro, ci sono 3 lobi. Sì. Ed è quindi una caratteristica molto piemontese, diciamo, piemontese, e sono quelle che in qualche modo, come dicevamo prima, possono, da queste ne escono ottimi dolci. Sì. E poi chiudiamo con questa curiosità invece, lei sta provando anche una sperimentazione, no, per questa zona. Ho avuto queste piante da un signore che... Lui andava si chiama in ferie. Pau Pau? Sì, giusto? Asimina Triloba. Asimina però, Triloba. Lei la trova come Asimina, ecco. Triloba. Oppure Banano del Nord in modo un po' più così, tanto per questo farsi capire. Questo signore andava in ferie in Spagna e ha portato a casa sti semi, no? Sì. Sti semi. E allora l'ho conosciuto e mi ha detto se faccio queste piante, io ho provato a farle e adesso sono un produttore di circa 5.000 piante. Ecco. Sì. Piccole così, ce ne sono circa 5.000. E questi sono però i frutti? Quelli sono i frutti, sì. Che sono i frutti che
li fa a grappoli, molto belli, sì. E sono, cioè, a me piacciono, dolcissimi. Ecco. Sono dolcissimi, sì. Ecco, quindi insomma, sì, dalla, sì, dalla tradizione proprio storica piemontese, sì, per arrivare, sì, fino, sì, a qualche, sì, innovazione. Sì, sì. Anche per oggi il viaggio con Paesi di Vini finisce qui, ma voi continuate a seguirci perché il nostro viaggio appunto continua per il Piemonte. A presto!